Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 1302esima puntata di Eurotrack Simulator 2. Allora, siamo al concessionario con 406.000 euro. Vi starete domandando perché? Allora, ho dato una veloce sbirciatina ai commenti, quindi più di uno che mi ha scritto questa cosa l'ho visto. Non ho ancora avuto il tempo di rispondere, ragazzi, abbiate pazienza, ma veramente non ho tempo zero in questo periodo. E andando avanti, essendo che stanno cambiando delle cose, non so, ve lo dico sinceramente, se riuscirò a portarvi ancora Eurotrack. Magari non con questa frequenza, ma ci proverò il più possibile, perché un video al giorno sarà 99 su 100 impossibile. Non so neanche se riuscirò a portarvelo nei fine settimana. Ci si prova. Per adesso diciamo che non lo so, quindi abbiate pazienza. Vi dicevo, commenti ne ho visti alcuni che mi dicevano di vendere quello Scania là perché faceva schifo. Io ho visto qualcuno che mi aveva detto di prenderlo, ho pensato di aver fatto una cosa bella. Poi vabbè, sì, il sound faceva schifo, visto che a nessuno praticamente è piaciuto. Quindi qualcuno mi ha consigliato di venderlo e riprendermi i soldi e prendermi la RJL uguale. Quindi è quello che andremo a fare. Ho visto anche che qualcuno mi aveva chiesto il Mercedes, lo faremo come prossimo camion, perché adesso effettivamente ho venduto quello, mi sembra di dover riprendere lo stesso, non, cioè, insomma, sì, sarà circa lo stesso, però è lo stesso di quello che abbiamo guidato fino alla settimana scorsa, per dire. Però pazienza. Allora, quindi rifacciamo l'uguale, ve lo faccio vedere non tanto perché, uno, perché appunto mi prendo tempo per registrare questa puntata l'ho registrata stamattina, era venerdì alle 9:30. Magari mettiamo il cambio giusto, questo qua, perché almeno così mi prendo tempo e registro una puntata se riesco due, e soprattutto, cioè, e poi anche perché ve lo faccio rivedere a sto punto già che ci sono. Allora, io vorrei mettere un volante che mi fa vedere com'è al centro e mettere un interno diverso dal solito, tipo direi questo. Credo sia questo, old, 6 old, questo probabilmente. Che volevo farlo un pochino diverso. In teoria abbiamo anche degli interni. Aspetta un attimo. No, non è vero, sto scherzando. Abbiamo i custom, ma non mi sembra il caso di me. Beh, per adesso rimettiamo un volante normale e rivediamo tutto il resto. Allora, cambi l'abbiamo visto. Beh, interni abbiamo visto, quindi ci siamo anche. Allora, ma il. No, era grigio. Era un grigio del genere. Direi che possiamo anche lasciare questo, perché va bene, mi sembra come l'altro, quindi ci sta. Niente, ora procediamo. Sì, RGL è un pochino più pieno forse di accessori, ha tante più cose, quindi ci metto un po' di più a caricare. E ora procediamo a ricrearlo come era quell'altro. Originale non, cioè, ovviamente non saranno proprio simili, uguali, identici. Tipo cambierà qualcosa del tipo questo. Se lo voglio così, ha i LED bianchi. Altrimenti posso mettere questo, che ha queste lampadine qua, che sinceramente non è che mi piaccia più di tanto. Ce n'era un altro? No. Beh, per adesso lasciamo questo. Black Camber? Non, no, non credo. No, 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 no. Cambiamo, vabbè, la mascherina, che è la cosa che salta forse più all'occhio, che non è come quell'altro. Diciamo che sono diversi. Scusate, sono diversi. Effettivamente, sì, con questo magari ci abbiamo un pochino più l'occhio, con quello là, soprattutto il sound, perché poi il resto mi piaceva abbastanza. Forse era un po' mollo, ma ecco una cosa che su RJL mi dà questo problema: il simbolo qua, vedete, non mi compare, cioè mi sta dentro la griglia. E di qua in teoria anche, no, forse di qua no, non me lo ricordo più. No, anche di qua ce ne sono alcuni che stanno fuori, tipo forse qui uno che sta fuori c'è. Ecco, questo sta fuori, e forse anche questo del Mighty Griffin. Gli altri sono rientrati. Fatto un incidente, sono spopolati dentro. Non lo so. Fatemi sapere se anche a voi c'è questa cosa. L'ho notata già da un po' di tempo, magari l'ho già fatta notare. Però a me, io ho questo, diciamo, problema qui. Ok, ora mi ricambia la griglia? No, perfetto. Questo non mi ricordo del radar se c'era o meno. Oh, finalmente possiamo. No, parking light però non posso metterli, vero? Oh sì, posso metterli. Parking light forse, però low beam stanno un pochino meglio. No, beh, sono uguali. Mettiamo allora parking light. Qui mettiamo high beam yellow. Sì, forse con questo, essendo che abbiamo da più tempo, abbiamo molte più mod. Aspettate che mi metto in silenzioso. Molte più mod, diciamo, abituati con questo camion, è un pochino più semplice andarlo a modificare, farlo come ci piace. Quello là era la prima volta che lo modificavo, forse seconda, ma
Abbiamo queste qui, abbiamo Tonerud. Tonerud in teoria hanno anche il cerchio nero, sono più cattive, tipo vederle così. Che non è brutto, però io vorrei mettere queste qui. Con le daytime running lamps. Con i LED in spring, insomma. Daytime running lights. Vernici, with covers. Come l'avevamo messa di là? Non mi ricordo più. Probabilmente così. Sembra di ricordare così. Originale 2. Perfetto. Qua cosa ci abbiamo? No, qua abbiamo scritto Euro 5. Possiamo mettere la scritta vuoto, ma lasciamo perdere. Le maniglie erano in vernice con la cromatura, vero? Vernice più cromato in teoria. Sembra di ricordare. Qua non c'era niente, gli specchi erano in plastica più vernice. Cosa vuol dire, scusa? Che è una schifezza. No, plastica moderna, real scan. Vernice più plastica? Scusa. Ma cos'è sta roba? Ma no, ma dammi quelli normali. Colori audaci. Sono i miei. Real Scania vernici? Sono i miei lo stesso. Cosa cambia? Questi forse sembra che ci acchiappano un po' di più col colore. Allora, qui dobbiamo mettere questo finestrino nero. Nero, in vernice. Cambiare i cassettini che questi me li dimentico spesso. Già che mi ricordo adesso, metterlo spoiler. Vabbè, questo non è che rischio di dimenticare. Spoiler, new 2. New 2, sì. Mettiamo il piccolo deflettore qui. New 2, anche qua. Perfetto. Poi di qui non mettiamo questo, ma mettiamo Euro 5 fuel tank originale. Eccolo qua con le minigonne. Perché ci piacciono le minigonne noi. Sia sul camion che... No! Ah no, ma aspetta, cosa... Ma perché è rosso? Ma scusa, ma cos'è sta roba? Ma perché? Originale... Exhaust... Una schifezza. Queste qui sono le vecchie minigonne di RJL. Poi quando le aveva riviste erano diventate così. Queste erano molto più squadrate, molto più... La vedete? Momentaneamente possiamo mettere questo. Si fanno un po' pena. Originale vuoto senza lo scarico, come sono? Rosse. Vuoto exhaust by GT Mike dovrebbero essere simili a queste, se esistono. Infatti non esistono più. Plastica vuoto. E dai, ma perché è rosso? Scusami. Per adesso facciamo. Mettiamo, no, per adesso mettiamo le originale. Adesso mettiamole così, poi le andremo a modificare appena possibile. Sì, non è il massimo, però. Le andremo poi a modificare. Cambiamo subito le gomme che fanno tanta differenza poi nel complesso. Cioè, quando guardiamo il camion, il resto che mettiamo gli accessori, almeno siamo, sono già. In tinta, cioè sono già quelle che voglio io. Allora, rimettiamo le stesse di... Praticamente stiamo rifacendo lo stesso camion di prima, cioè di 2 giorni fa, cos'era? Io in teoria lo sto facendo più simile possibile. Poi sì, che ovviamente mi... Cos'è? Dai, che non va. Ah, avevo schiacciato fuori. Infatti dicevo, ho scritto giusto. Perfetto, lo sto facendo più simile circa possibile. Alcune cose ovviamente cambiano. Ormai non mi ricordo se qui avevamo magari messo i tappi neri o che cosa, ma sono cose da poco. Originale plastica. Che me ne dà con l'affare. Almeno qui ci posso mettere le batterie. Qua. Tanto me li toglierà. Infatti, lo sapevo. Originale plastica. Ok. Ma perché ste cose? Ma non dà senso. Ma perché bianchi? Ma scusa, ma ma se li metto vernici? Qui. No, se metto quelli streamline? A parte che è davvero, veramente... questi qua? No, ma scusa. Allora non vorrei... dammi questo.
Vorrei aver sbagliato qua. Rear mounted batteries. Si metto quelle in vernici? Boh. Non vorrei che fosse il colore che va là. Proviamo a cambiare un attimo colore. Non lo so. È veramente tanto che vi dicevo non configuro un camion, un RGL, quindi... No, aspetta, ma perché? Plastica? Di là come l'avevo messo? In plastica o in vernice? Non me lo ricordo più. Perché, sono abituato a metterli in vernice. Mettiamoli in vernice. O se no possiamo metterli anche in plastica, non muore nessuno. Un po' bruttino. Però ci vorrebbe questo qua. Vediamo. Possiamo anche lasciare. Ma no, mettiamolo in vernice. Sempre fatto in vernice. Di là non mi ricordo come l'ho fatto, ma credo in vernice. Ora non so perché mi ero preso la plastica. Che ho messo plastica. Vernici. Qui. Ok, stavo scherzando. Stavo dicendo c'è da metterci la targa, ma è sparita. Sì, qui dietro avevamo la cosa, ma qui non ce l'abbiamo. In teoria questo affare qui è gigantesco. Infatti. No, no, no. Sì, c'è questo, ma non è che, diciamo, ricopre la funzione che voglio. Pensavo fosse un pochino più piccolo, sinceramente. Che ricopre la funzione che voglio io. Possiamo mettere i LED, che dietro ci avevamo messo i LED sopra. Black LEDs 1. Ok, avevo messi sopra, qui li mettiamo qua. Qui, di nuovo, abbiamo un po' di cose. Io, quello originale non c'è. Ah, sì. E allora, mettilo. Non abbiamo i tubi dinamici, ma vabbè. Allora, mettiamo originale qua davanti era in plastica in teoria. E di fianco era in vernice, se non mi ricordo male. Vernici, vernici più plastiche. Queste cose non so cosa sia cambiato, non me le ricordo. Mi cambia la cosa. Vernici. Beh, se qui ci fosse metà in vernice e metà in plastica, originale plastica più vernice, vediamo. No. Cioè. A parte che non si vede neanche boh, no, no, no. Le luci dentro le mettiamo. Io, ragazzi, vedete le luci dentro? Ce l'ho qua. E in teoria sono di base di RGL. Ora provo un attimo a vedere se trovo RGL. No. RGL, Remoled. Sono Remoled? No, non sono Remoled. Boh, chissà dov'è RGL. Scania Air and Streamline Modification dovrebbe essere. Non lo trovo. Eccolo qua. Vedete, sono originali. Sì, che poi magari alcune abbiano dei problemini tipo questa c'ha questa qui, questa c'ha questa qui. Ok, perché magari sono mod che vanno un pochino in conflitto. Però sono originali di RGL queste lampade, questi interni qua, le luci interne. Quindi non è che posso fare le magie. Ce l'ho e basta. Qui mettiamo questa che ci dà l'antenna, come c'aveva quello là. E essenzialmente basta. Sì, adesso quello là avevamo gli interni custom, che ora poi andiamo a vedere anche qui. Avevamo la barra sopra, che era una... Boh, non era questa, era una Kelsa high bar, se c'è. Circa, ora non mi ricordo se era proprio la Kelsa high bar o simile. Se questa che è un pochino più piccola. Non è che mi dia tanta confidenza, perché semplicemente io vorrei mettere i Michelin e se metti i Michelin qua, cioè, fanno... Un po' pena perché vedete rimane tanto spazio e vorrei avere un pochino di slot in più, quindi optiamo per qualcos'altro. A parte che qui sono tutte Kelsa, poi ci sono quelli originali Trux, che sono quelle che metto di solito io, e poi c'è questa RST che le avevo messe ma non le ho praticamente mai usate perché non è che siano tanto belle, non mi piacciono. C'è questo, ma credo sia un lightbox semplice, infatti. Poi ci sono queste qua che sono originali, che sono minuscole in teoria. Cioè non è che sono minuscole, però non mi piacciono neanche. Light bar plus. Sì, poi mi dai lampeggianti, ma se fosse una bella bar, c'è un po' troppa roba. Dammi la Trux light bar. Stock. No, dammi. Parte che non è che cambi più di tanto. Però. Così posso mettere il Michelin qui. Belli ai lati. E poi le illuminator qui. Erano LED, Amber LED Track Paint. Eccole qua. Ok, ah, poi sulla griglia avevamo la scritta Super. Qui ce ne mettiamo 6. Di là in teoria erano 5. 6 sono tante. Però vabbè.
non mi piace lasciarlo vuoto. Mi ricordo se qui avevamo i LED o meno. Guarda che possiamo lasciarlo tranquillamente così, che va più che bene. Qui mettiamo la scritta super. Non questi, questa. Qui mettiamo i double burner, se li troviamo in modo veloce dovrebbero essere sotto. Stavo scherzando, sono su. Eccoli qua, li ho visti. Qua potremmo mettere anche questi qua chiari. Questi qua doppi non mi piacciono, sinceramente. Potremmo mettere questi qui più chiari. Ma non è che ci stanno poi tanto bene. Ci stavano bene sull'altro camion che avevamo fatto. Su questo proprio non tantissimo, forse. Ok, barra luminosa. Torniamo qua e mettiamo questo e questo. Perfetto, ci siamo. Ora, cos'altro è cambiato dall'altro? Probabilmente qualcosa è cambiato, non mi ricordo che cosa. Qui c'avevamo le cosine V8 che non mi ricordo assolutamente dove si mettono qua. No. Modificando che cosa? Che vanno qui? Eccole qua. C'avevano il disegnino diverso, se mi ricordo. No, aspetta. Io sono abbastanza sicuro che erano qua. Dove sono finiti? C'erano da mettere gli affarini qua di lato. Ero quasi sicuro di averceli. Fai vedere. Vabbè, qui sono tutte lampadine. Qui ci sono questi. Light. Qui ci sono le luci d'ingombro. No, ma ero 99,9% sicuro di averceli. Ah, aspetta. Non è che era modificando. Eh no, modificando qua per l'appunto. Perché tipo qui non ce l'hanno in quegli slot. Ecco, c'è un sacco di roba ora a trovarli se ci sono. Dovrebbero esserci qua magari? No. Non so che fine abbiano fatto. In teoria mi ricordavo ci fossero. Vorrei fosse cambiato qualcosa. Che non me li fa mettere. Mettere gli affarini qua di lato, mi ricordavo si poteva fare da qualche parte. In qualche modo strano. Cioè senza strano, in qualche modo si faceva. Boh. C'avevamo il lollipop là. E qua. Slot for mirrors. Perfetto. Non mi dà manco uno slot. Qualcuno di nuovo qui mi aveva detto che c'era il modo per metterli. Proviamo a mettere questo qui un attimo. Questo? No, questo? Forse. No, però questo me li mette sopra. Qualcuno mi aveva detto che c'era quello giusto da metterli. Magari uno di questi. Intanto qui mi è finito un LED là sotto che non si sa come può aver combinato. Mettiamo un attimo questo, proviamo un attimo. Qui lo togliamo e mettiamo tipo lollipop. Quello che voglio io, così poi non sto più a cambiarlo. No. Questo. Questo, quale cavolo è? Questo? Probabilmente è questo. E di qua in teoria questo. Stavo scherzando, questo. Ora, se io cambio e rimetto questo, mi finisce là sotto? No, non mi finisce, basta. Se metto questo, uno mi ci va, quell'altro non si sa dove va a finire. Però l'altro possiamo rimetterlo in teoria. Se sono simili, in teoria. Mettiamo, vabbè, a parte che questo qua. Sì, qui forse vola un po', anche di qua vola un po'. No, non va bene. Non mi piace. Sembrava che qualcuno mi avesse detto che da qualche parte bisognava cliccare tipo, non mi ricordo più dove, e poi te lo faceva mettere. Se qualcuno se lo ricorda ancora e vuole dirmelo. Sono anche già senza voce, ma è una cosa impressionante. Ok, guardiamo un attimo gli interni. Allora, vabbè, il volante lo lasciamo per ultimo. In teoria c'era qui Lebr Magique. Eccolo qua, new car. Che in teoria ti dà gli interni tipo modificati. Eccoli qua. Secondo me ci stanno abbastanza. Probabilmente
Proviamo a tenere questi. Sì, effettivamente questi interni non sono molto belli. Però per non optare sempre sul solito, possiamo mettere questi. Per non optare sull'Exclusive V8 che abbiamo usato fino a ieri, essenzialmente. Optare per quelli lì. Mettiamo questi qua, dai. Che sono simili a quell'altro, oltretutto. Qui mettiamo Exclusive e via. Navigatore ce l'abbiamo. Abbiamo un bel po' di roba. Le tendine, oh mio, che schifo. Non si possono vedere, non mi piacciono queste tendine. Però al massimo le togliamo. Se poi vediamo che non ci piacciono, le possiamo togliere. Non muore nessuno. Quindi, sì, vabbè. No, 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 no. Non mi piace sta roba. Ci abbiamo troppa roba. Qui non si vede lo specchio. Mi copre metà finestrina di qui. Infatti. Qui mi copro sto specchio, no, 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 allora no, lasciamo perdere un attimo. Mettiamoci un paio di tendine nostre e lasciamolo così. Questo qui direi che vanno bene. Sì, perché le altre come sono? Rosse, rosse non è che ci acchiappano tanto col camion. Qui lasciamolo così. Altre cose da fare? Sì, c'era una roba che volevo fare, mettere le tendine appunto. C'erano, o erano sul next gen le tendine più lunghe, anche di lato. Non erano queste. No, allora probabilmente sul Next Generation. Deflettore qui l'avevamo messo, in teoria sì. Mettiamo di qua e di qua. Possiamo mettere anche le scritte sui finestrini. 560 questo è. Ora vado a trovarla. Questo è 580, 620, 500. In teoria dovrebbero esserci tutti i numeri, tutti i motori. Non è vero. Ma è cambiato qualcosa. Non era così prima RJL. Cioè, non so. Prima era aveva delle robe diverse. Ma lo ricordo perfettamente. Che uno qui c'aveva tutti. Tutti i motori in teoria. Proprio li aveva fatti tutti. E ora sono finiti. Vabbè, togliamoli. Tanto forse quell'altro non ce l'aveva. E niente, vabbè, qui non c'è da modificare niente in teoria. Qui possiamo metterci questi affari qua, che in teoria poi rendono rosso, quindi ci può anche stare, la scritta V8. E basta, direi che è simile all'altro. Il prezzo non mi ricordo quanto fosse di quell'altro. 240.000 euro circa era. Quindi ci siamo. 240.000. L'altro forse aveva il condizionatore sul tetto. C'è quello decente? No. Un sacco di mod che usavo non ci sono più. Wow, vabbè. Le trombe non ce l'abbiamo, possiamo metterci. Sull'altro non ce l'avevamo, ma secondo me ci stanno bene. Non mi ricordo come si chiamano, quindi faccio prima cercarle così. Eccole qua. Big Horn, una e una due. Sì, che ci stanno bene. Ed altro, in teoria non manca niente. Non mi sembra ci fosse altro. Fino a un bel camion. Ah beh, dovevamo guardare poi le luci alla fine di tutto. Dobbiamo metterci la scritta 560. E le luci che non sapevo se mettere queste o queste. Ma no, lasciamo queste qua. A parte che l'avevamo forse già deciso. Perfetto, io direi che stiamo a posto. Non c'è nient'altro da fare. A meno che non mi sono dimenticato qualcosa che poi mi farete notare voi. Qui ci sono questi, sì. Qua mi piacerebbe mettere la scritta V8. Ora guardo un attimino se c'è qualche cosa incompatibile qua di queste mod. Provo a giocare un pochino con le priorità lì sul gestore delle mod. E vedere, ok. Noi siamo qui. Qui ci vediamo subito. E vediamo se con questo riusciamo a partire per la Francia, proprio continentale, non l'isola della Corsica. Vediamo un po'. In teoria abbiamo già. No, rimarchio no. Questo qua usa, sì. Lo agganciamo, ok, vediamo se ora troviamo su offerte di lavoro. A parte che siamo già avanti come video, dovrei chiuderlo. Se troviamo un lavoro, Berlino. Oh, Lione, non è che proprio ci porta chissà dove, però perlomeno in Francia. Tolosa già andrebbe meglio. Guarda quanti. Per la Francia. Vabbè, mi prendo Lione che mi sta bene, che mi pagano 38. Quest'altro quant'era? Tolosa 33, sì, prendiamo 38.
Perfetto, oh, ora mi deve fare il caricamento perché ho fatto play, ho agganciato il rimorchio. Vabbè, così lo vediamo tutto già combinato, dai. Meno poi domani siamo pronti a partire. Dai, su, ce la possiamo fare. Non ho ancora fatto il caricamento, appena mi ha messo aperto sono andato a modificare il camion, per quello che ci sta mettendo un attimo. Dai, ok, accendiamo le posizioni. La posizione di guida, vabbè, dai, regoliamo un attimo subito così non ci pensiamo più. Ok, su RJL per fortuna mi ricordo abbastanza bene la mia posizione di guida. Cioè riesco a trovarla abbastanza velocemente. Come si abbassa più così? No, devo abbassare questo. Ok. Eccolo qua. Direi che ci sta. Alla fine mi piace abbastanza, cioè è venuto come l'altro in teoria. Accendiamo le luci d'orso. Oh là. Siamo al carrello. Peccato che queste luci gialle non facciano luce per terra. Non sono come quelle che c'erano di Abastrepas, però. È bello che se spegniamo rimane tutto acceso, a differenza degli altri che si spegneva tutto. Va bene, dai ragazzi, direi che per questa puntata può essere tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Datene tutto. Ciao a tutti.